Signore e signori, grazie per essere qui stasera. La giornata è calda, l'argomento è caldo e noi tutti sudiamo. Come saprete, in contemporanea c'è a Pesaro una manifestazione nazionale a cui pare aderiscono decine di migliaia di famiglie, di genitori con i bambini, proprio contro la legge, decreto legge Lorenzin, che è appena uscito. Il segretario dell'associazione Caposaldo con la sua famiglia era presente e noi approfittiamo invece di quest'altra occasione che è stata organizzata per parlare di questo argomento. Non so il vostro orientamento, non so che opinione abbiate né quanto ne sappiate. Voi vi direte, ma cosa c'entra un avvocato se è una questione medico-sanitaria, eccetera? C'entra per varie questioni. Uno, perché c'è un decreto legge che probabilmente diventerà legge e quindi ha bisogno di qualche spiegazione, quindi purtroppo un avvocato c'è di mezzo. Due, perché chi poi ne sa veramente, che ovviamente è il dottor Gurisano, come sapete, potrebbe avere qualche problema. Lui non ha libertà di parola. Voi sapete che chi ha manifestato opinioni critiche nei confronti dei vaccini, opinioni critiche non vuol dire abbasso i vaccini, vuol dire parliamone perché ci sono alcune cose che vanno chiarite, beh, non può, nessun medico può avere un'opinione critica perché la conseguenza è essere espulso dall'ordine dei medici. E allora se qualche medico, tra virgolette, anziano, diciamo settantenne, può permettersi questo perché ormai è maturato la pensione, molti altri medici che non sono a quell'età ma sono nel pieno della loro carriera non possono permettersi di aprire la bocca o di intervenire, perché se perdono il lavoro cosa fanno? Punto di domanda. Per cui è ovvio che ciascuno si assume i suoi rischi, però loro purtroppo, che dovrebbero essere quelli più interessati perché più a conoscenza delle reali vicende, non hanno libertà di parola. Per cui vi dirò alcune cose. Prima di tutto, io vi dico cose in ordine sparso, vi do tessere di un puzzle, non vi do il quadro completo, ma serve per mettere a voi dei punti di domanda. Cosa succede? Io perché mi interesso di vaccini? A dire la verità è capitato per caso, quando circa un anno fa il gruppo di cui faccio parte, Caposaldo, organizzò un incontro su questo stesso argomento e mi dissero: vuoi condurlo tu? Sì, e iniziai a guardare un po' le cose in giro. E la prima cosa che mi sorprese fu: ma come mai metà dei paesi dell'Unione Europea i vaccini non sono obbligatori? Punto di domanda. Io nella mia ignoranza avevo sempre dato per scontato che, così come in Italia erano obbligatori, fossero obbligatori anche negli altri paesi dell'Unione Europea. E invece non era così. Poi sono andato a vedere sulla cartina geografica, magari non è obbligatorio negli paesi dell'ex Europa dell'Est, no, proprio a macchia di leopardo. Nei paesi più ricchi piuttosto che nei paesi più poveri? No, a macchia di leopardo. Ma quante vaccinazioni sono obbligatorie? A seconda delle nazioni il numero cambiava, 2, 3, 4, 5. Poi ho scoperto, nella mia grossa ignoranza, che per esempio in Italia esiste una legge che ti risarcisce in caso ci sia una vaccinazione obbligatoria che ti crea effetti deleteri. E ho detto, oibò, una legge specifica per i vaccini, e come mai non c'è una legge specifica anche per le medicine, voglio dire, o per. Il fatto che sia stata fatta una legge specifica sui danni che possono derivare dal vaccino vuol dire che si dà per sottinteso implicito che il vaccino può creare situazioni di pericolo. In Italia non c'è una legge che ti risarcisce in caso di danni causati dall'uso di cintura di sicurezza o in caso di danni causati dal casco della moto. Però per i vaccini sì. La cosa mi sembrava stonata. Poi inizi a guardare qui e là e su e giù. Ovviamente io non ho nessun interesse. Fumo un pacchetto e mezzo di sigarette al giorno, per cui della mia salute sapete quanto me ne ciccia. Ho mio figlio a 23 anni, per cui la questione vaccini è fatta e superata. Però dico, c'è qualcosa di stonato. C'è qualcosa di stonato e allora, man mano, stai attento. Senza andare a cercare, ti capitano sotto naso un po' di cose, e vorrei dire che sono su questo argomento molto d'accordo col professor Remuzzi, che voi sapete è un medico, è uno studioso bergamasco molto apprezzato, che scrive: bisogna sviluppare maggior senso critico per all'interno delle scuole delle persone che insegnino ai ragazzi come verificare le notizie, non fidarsi di quello che si trova sul primo sito non istituzionale che viene visitato. Lui dice pro vaccine, ma io sono d'accordissimo con lui, perché
ci sono tante notizie. Il problema, parlano tutti delle fake news da quando sono state le elezioni negli Stati Uniti, le notizie false. Non è quello il problema. Il problema sono le no news, i fatti che vengono taciuti, le cose oggettive che non vengono comunicate. Che poi l'interpretazione possa variare da persona a persona, perfetto, ma bisogna comunicare tutti i fatti che ci sono. E quali fatti ci sono? Che per esempio il decreto legge Lorenzin è uscito a maggio. Strano che a maggio non fosse ancora uscito il rapporto sulla sorveglianza sui vaccini dell'AIFA. Non usciva da 3 anni. Ok, e come mai una cosa che dovrebbe essere resa obbligatoria da conoscenza annualmente non è uscita? A metà giugno è arrivato. Se qualcuno avesse difficoltà la sera ad addormentarsi, ho qua il file, sono circa 180 pagine. Ah, è uscito a giugno 2017. Vedrete che i dati si fermano al 2015. E questo mi fa dire, ma che organizzazione un po' scarsuccia che abbiamo, ok? Non ve lo faccio neanche vedere 176 pagine, però sintesi estrema, c'è una cosa curiosa, i veneti hanno una salute pessima, ma veramente pessima. Perché? Perché in Veneto le reazioni negative alle vaccinazioni sono non so se 10 o 100 volte più alte che in tutte le altre regioni d'Italia. La conseguenza qual è? I veneti hanno una pessima salute. O no? Forse che là c'è un sistema di rilevazione degli esiti negativi delle vaccinazioni più efficace e funzionale. Ok? E perché allora nel resto d'Italia il sistema di rilevazione non è efficace e funzionale? Io ho un cognato che lavora in una piccola multinazionale del settore allergeni, una roba simile ai vaccini. E mi ha detto, guarda, che il problema sono i medici, perché anche noi che non siamo vaccini, però dando terapie contro le allergie, abbiamo bisogno di avere dei feedback dai medici, dai dermatologi, se ci sono problemi. Non ci arrivano, è che non hanno tempo di compilare la scheda, non hanno voglia, non vogliono andare su internet a collegarsi, a scaricare, eccetera, eccetera. A volte è solo questione, spesso, di non ho tempo, non ho voglia, eccetera, eccetera. Ok? Può essere, diciamo che diamo un'ipotesi neutra, poca voglia del, però se in Veneto lo fanno, come mai funziona? E dalle altre parti no. Poi ci sono tante cose curiose. Per esempio, l'anno scorso mi pare che i mass media continuassero a parlare della meningite. Se oggi parlate con qualunque persona, voglio dire farmacista, medico, eccetera, anzi comparso anche proprio sul sito del Ministero della Salute, forse, non c'è stata nessuna epidemia di meningite in Italia l'anno scorso, punto. È ufficiale acclarato che, però tutti i quotidiani, i mass media ne parlavano, la gente era preoccupata. Una collega di mia moglie, temendo, si è fatta vaccinare, avrà sui 40 anni, un'adulta, è stata a casa 2 settimane dal lavoro perché stava male, ok? Perché? E perché prima di fare un vaccino, se si va sul sito del Ministero, c'è scritto che bisognerebbe fare alcune verifiche, perché magari sei, uso un termine non tecnico, il medico mi scuserà, incompatibile o il tuo corpo in quel momento è incompatibile ad assumere un vaccino. Ah, ma quando fare le vaccinazioni vi fanno prima degli esami, vi fanno tante domande per sapere se, non lo so. Perché infatti, in effetti, sui farmaci in genere bisogna vedere la persona se è compatibile a quel tipo di farmaco. Con i vaccini niente, quel discorso non esiste. Si fa di default a tutti i bambini, anche se magari la mamma gli ha già trasmesso delle immunità. Esatto, ci arriviamo. Quindi allora, la storia della meningite l'anno scorso non esiste. Cioè, dopo abbiamo saputo che non esisteva, quando invece a suo tempo c'era un gran cancan sulla, perché non si apre, scusate ma io mi imbrano abbastanza in queste robe. Allora, se mi serve, non so cosa sono riuscito a fare, però allora, perché adesso volevo farvi vedere un'altra cosa molto simpatica, che ovviamente
Voi conoscete il bugiardino, cos'è? Orecchio di Bergamo o il foglietto che c'è dentro i medicinali, la scelta. Io mi riferisco a quello dei medicinali, ok? Allora, ovviamente nessuno di noi lo legge prima, però magari ogni tanto qualcuno può leggerlo, ok? Quando vi fanno il vaccino, vi fanno o fate fare il vaccino, ma vi danno il bugiardino? E perché, scusa, è una roba che entra nel sangue, addirittura non è manco una pillolina che passa, viene iniettata nel sangue, però ce l'ha il vaccino. Come mai non ve lo danno? Il vaccino è munito. Io vi lascio il punto di domanda, vi metto un po' di tessere di un mosaico. Perché in quello che se riusciamo a aprire bene, se non riusciamo a aprire stessa, della meningite c'è, avete presente come facevano i nazisti a classificare quelli nei lager, coi triangoli, per distinguere gli omosessuali dagli zingari, dagli ebrei, dai ritardati mentali, con un triangolo di colori diversi. Nel vaccino della meningite c'è un triangolo nero. Si riesce. Ok? Cosa vuol dire triangolo nero? Questo vale per qualunque medicinale assumiate, attenzione, vaccino o non vaccino, vuol dire grazie, ci stai facendo da cavia. In italiano è tradotto così, è scritto in maniera un pochino più tecnica, ma si traduce ci stai facendo da cavia. A me va benissimo far da cavia, basta che ne sia consapevole, magari mi pegassero anche, mi offro volontario, ok? Però ecco, farlo obbligatorio, essere obbligato, fare obbligatoriamente da cavia non mi piace molto. Quello che sta succedendo in Italia è stato fatto nel 2014, quando l'agenda per la sicurezza della salute mondiale ha detto Italia capofila per le prossime strategie a livello vaccinale a livello mondiale per i prossimi 5 anni, articoli del 2014, che allora erano ovviamente passati un po' sott'occhio, ma che si trovano tranquillamente. Poi fa il vaccino per la meningite e dice non prendo la meningite. La meningite, diciamo così, mi scuserà il medico che uso termini totalmente tecnici, può essere causata da quattro diverse tipologie di rompiscatole. La biro, il telefono, il bicchiere, la bottiglia. Ok? Il vaccino mica ti copre da tutti questi quattro rompiscatole, solo da alcuni di questi rompiscatole. In concreto da un 15-20% delle ipotesi che possono scatenare la meningite. Ma però forse questo non l'ha raccontato tanto in giro, che anche se fai il vaccino sei coperto solo per un 20% delle possibili cause di meningite. Che poi la meningite è una brutta cosa, sia chiaro, è bruttissima. Perché il problema della meningite qual è? La meningite è sicura, se la prendi subito. Il problema è che ha dei sintomi per cui viene facilmente confusa, non dico solo dai medici, ma dalle mamme, con qualcos'altro, quando dicono no, se non è qualcos'altro, è ancora tardi. Cioè, una brutta... io non dico che la meningite è una passeggiata. Vorrei dire, magari il morbillo è una passeggiata, perché non so voi di che età siete, voi età varie, però diciamo, quelli della mia età, le malattie dei bambini era una festa perché stavi a casa da scuola. Primo, eri trattato bene. Non ho mai conosciuto nessuno che abbia fatto le cosiddette malattie dei bambini e gli siano successe cose gravi. Sarò stato fortunato, sarà stata una generazione più sana, più forte, però anzi spesso se uno aveva la malattia diceva dai andiamola a trovare, così la prendi tu, anche tu e l'hai fatta fuori in fretta. E adesso mi dovrei vaccinare. Perché, scusa? È una cosa tanto grave. Capisco magari la meningite. Capisco, ognuno deve parlare vaccino per vaccino, però, boh, mi sembra strano. Io per esempio ho sempre avuto una paura bestia del tetano, che se lo prendi anche lì muori e muori male. In realtà non era poi così, perché in realtà il tetano, se la puli, cos'è il tetano? Una roba antipatica che se non c'è ossigeno campa, se c'è ossigeno muore, al contrario di noi, ok? Quindi se si pulisce bene la ferita, non c'è, se metti l'acqua ossigenata, lo stinchi. Ma va bene anche la saliva, comunque, la saliva fa morire il tetano. Ok, mi leccherò le ceppine, ok, però magari c'è un po' di sporco. Cioè, quando 30 anni fa sono caduto in moto, ho fatto una bella pelata che... Posso fare una domanda? Sì. Esiste qualche possibilità di un'epidemia di tetano? Aspetta, ci arrivo. Allora, però, 30 anni fa sono caduto in moto, 30 metri di volo, contento di essere vivo ancora, e mi ero fatto una bella pelata, lì non potevo leccarmi, c'era troppo da leccare alla fine della salita. E
in ospedale con tutto un altro, ma sei ancora sotto antitetaniche? Ecco, chi si ricorda? Allora ti fanno cos'è le gamma globuline, non so, questa roba qua, va bene, facciamo questo, va bene lo stesso. E ho detto, allora, osteoporosi, l'antitetanica non è così obbligatoria e necessaria. Se quando ti ferisci c'è sto rimedio qua, che non so se faccia bene o faccia male, però il rimedio c'è sempre stato. E adesso dovrebbe diventare obbligatorio. Poi di tetano, per esempio, le epidemie non ci possono essere. Non, io che ho il tetano non la posso trasmettere a voi, neanche, scusate, se vi sputo addosso. Ok? Il tetano lo prendi perché può essere la rosa della spina, può essere il chiodo arrugginito, ma non è una cosa che si trasmette proprio così, ok? Però dovremmo essere tutti vaccinati. Per di più, cos'è che dovremmo essere vaccinati? 12, adesso forse sembra 10 più 4 vaccinazioni. Io non sono medico, però dico, se le fai un bimbo di 2 mesi, può darsi un uomo, ma avrà il fisico per resistere a tutte, non è troppo presto, no? È un punto di domanda che mi metto. E poi, il nostro fisico è fatto naturalmente per resistere a tutte le aggressioni, ma una alla volta. 6 vaccini vuol dire sono 6 aggressioni contemporanee. Io non so se quello che dicono, che dal vaccini può derivare la, come che si chiama, l'autismo sia vero o meno, perché l'altro giorno ho letto che sembra che l'autismo possa derivare, a parte che nessuno lo sa preciso, dalla plastica nel mare, perché ci sono corpi nel mare, c'è ormai tanti quella plastica in corpi infinitesimali che viene mangiata dal pesce, poi viene assorbita e ci gira tutte le parti. Qualcuno lo imputa a questo, qualcun altro lo dice perché l'età media a cui nascono i bambini adesso è talmente elevata per cui questo comporta, non lo so. Però il problema è che comunque dell'autismo nessuno sa dire attualmente quale sia la causa per poter escludere. Ma allora il discorso è che ci sono tante cose che ci vengono nascoste. Morbillo, per esempio. Se voi vedete, qua vediamo se riesco a aprire un'altra slide che è proprio recente, vediamo, ecco questa qua, vediamo se si apre, non so se riuscite a vedere. Questo è sito ufficiale, ok? In cui si vede l'andamento del morbillo negli anni. Allora, vedete che effettivamente nel corso del 2017 è molto aumentato, ok? Molto aumentato, qualche migliaio di casi all'anno in Italia, non è che sono cose. E vedete anche che misteriosamente, però, a giugno è già crollato. Oibò, come mai è crollato a giugno rispetto a 2 mesi prima? Torniamo un po' indietro. Il profilo lì del morbillo mi sembra un pochino un ottovolante. Sale, scende, sale, scende, sale, scende. È il profilo annuale che in tutti i paesi del mondo è il morbillo. Non so dirvi le ragioni, ma il morbillo in qualche anno ce n'è tanto, in qualche anno ce n'è poco, in qualche anno ce n'è tanto, in qualche anno ce n'è poco. Mortalità da morbillo. In Italia era 0 prima che venisse introdotta la vaccinazione del morbillo. Ok? E sostanzialmente, se voi vedete i grafici di tutte le malattie, la diminuzione ha avuto luogo a prescindere dalle vaccinazioni, ma per le migliorate condizioni di... Bravi, ok. Poi le vaccinazioni servono, attenzione, quando c'è un'epidemia la vaccinazione serve, ma ci deve essere un'epidemia vera e dichiarata, che è una cosa diversa. Qualcuno di voi si ricorderà negli anni 70 il colera a Napoli. Quella è stata una cosa piuttosto seria, vorrei dire, può avere un senso, non so se fosse stata proclamata nel 73 mi pare lo stato epidemia o meno, ma lì può avere un senso, in una zona ristretta un numero elevatissimo di casi di qualcosa che è veramente serio. Il resto mi sembrano molte prese per i fondelli, non solo. In mezzo al morbillo, per esempio, in Mongolia, la Mongolia è stata giudicata morbillo free nel 2014 dall'OMS, 99% di copertura vaccinale, 50.000 casi di morbillo in 1-2 anni, per dire, più se si vaccina, e più c'è un risultato di quel tipo. Sì, c'è anche il problema che se tu fai il morbillo, parliamo del morbillo, gli anticorpi che si creano nel tuo corpo mi dicono siano di miglior qualità di quelli che si creano se tu prendi il vaccino del morbillo. Per cui la mamma che ha fatto il morbillo trasmette al piccolo un bello scudo molto più forte di quello che... Tant'è che andrebbe anche verificato se il bimbo non sia già
immune perché ha già tutte le sue difese, ma questo non viene fatto. Le mamme che hanno fatto il vaccino non trasmettono l'immunità, e il bambino se lo ha scoperto. Esatto. E già stiamo andando fuori contro la natura. Esatto. Infatti, proprio su questo è molto interessante quello che ha detto Franco Verdino, che è epidemiologo, eccetera, eccetera, di Milano, che ha detto una cosa giusta. Sarebbe un'ottima occasione questa legge per fare veramente dei rilievi statistici, visto che c'è qualcuno che è disposto a vaccinare, qualcuno che non è disposto a farsi vaccinare. Dividiamo a metà la popolazione, metà la vacciniamo, metà non la vacciniamo, e facciamo nel corso degli anni delle verifiche per vedere chi è più sano. Ok? Ovviamente. Ma basterebbe prendere lo storico di 100.000 bambini vaccinati, 100.000 bambini vaccinati, e vedere quanto ricorso hanno fatto ai farmaci ipoteticamente. Certo. Sì, certo. Per cui questa, che potrebbe essere un'ottima occasione, tra virgolette, per quelli che accettano di essere vaccinati, la si sta perdendo. Praticamente, io adesso mi fermerei, perché ovviamente è soprattutto chi è più tecnico che può dire le cose più precise, e anche poi per lasciare a voi tanto spazio per le domande, anche perché vedo che vari di voi ne sanno, e quindi può essere un'occasione di reciproco acculturamento, chiamiamolo così. Grazie.